Ciao a tutti, bentrovati. Oggi la mia domanda è molto semplice. Si capisce davvero che cosa vendi? Questa è una cosa che spessissimo io vedo fare. Ci sono tantissime creative, tantissime crafter che hanno delle pagine di Facebook, dei profili di Instagram, dei siti o dei blog che sono realmente caotici. Che cosa vendi? Che cosa mi vuoi dire? Cosa fai? Sono domande che vengono spontanee proprio nella mente di una persona che viene a vedere il tuo spazio, che sia appunto la tua pagina di Facebook, il tuo profilo di Instagram o appunto il sito o il blog. E questa è una cosa tremenda perché crea davvero incertezza nella persona che guarda quello che fai, e quando c'è incertezza sicuramente non si arriva ad una vendita. Quindi come prima cosa cerca di capirlo tu che cosa vendi, che cosa fai, che cosa vuoi offrire agli altri, perché se non l'hai chiaro tu è molto facile che tu incappi in questo errore, e ovviamente se non lo hai chiaro tu non riesci a comunicare bene quello che fai perché non l'hai chiaro. Una volta che hai chiara questa risposta, a quel punto cerca di guardare con occhio critico quello che proponi agli altri e valuta se è qualcosa da mantenere o qualcosa che invece è da eliminare o da diminuire, perché ti porta proprio distante da quella che è la cosa che tu vuoi creare, che tu vuoi proporre agli altri. Se non sai decidere di che cosa ti vuoi occupare, a quel punto secondo me puoi avere bisogno di un aiuto proprio a fare chiarezza su questo punto, perché è davvero importantissimo. Se anche sei una persona poliedrica che sa fare miliardi di cose e le sa anche fare bene, sappi che diventa comunque molto difficile riuscire a ottenere dei buoni risultati, soprattutto online, proponendosi di fare tante cose diverse. È molto complicato riuscire ad arrivare a un target definito, ad un cliente che realmente capisca quello che tu stai offrendo o il tuo modo di lavorare, proprio per via delle tantissime persone che sono presenti sul web con l'intenzione di vendere. È molto facile che la tua indecisione, la tua capacità di fare tantissime cose diverse non ti permetta di emergere in questa moltitudine di persone. Valuta quindi anche per questo motivo se ti conviene continuare a fare tutte le cose che sai fare o piuttosto se ti conviene scegliere di occuparti con serietà, impegno e in modo lavorativo di una o due cose e lasciare il resto al tuo tempo libero e usarlo così come usi un hobby. Del resto tu pensa anche a questa situazione: nel momento in cui il tuo passatempo diventa realmente un lavoro, nel tuo tempo libero che cosa fai? Insomma, quando si crea un vuoto perché abbiamo migliorato qualche cosa, quindi ad esempio il tuo hobby diventa un lavoro e vuol dire che è migliorato, quel vuoto deve essere riempito, perché altrimenti può dare dei problemi. Ti puoi sentire inattiva, ti puoi sentire insoddisfatta perché non riesci a riempire il tuo tempo libero. Pensaci quindi già subito. Il fatto di offrire meno cose al tuo pubblico in termini di vendita ti può permettere subito di avere comunque il tuo tempo libero disponibile da dedicare alle altre passioni che hai e che non vuoi allontanare da te. Riuscirai quindi a mantenere alto il tuo livello di soddisfazione perché continuerai ad occuparti di tutto quanto quello che ti piace fare, ma allo stesso tempo andrai anche a migliorare il tuo rapporto con gli altri a livello di lavoro, perché definirai molto meglio ciò di cui ti occupi e risulterai facilmente anche molto più riconoscibile e potrai spiccare rispetto anche alle altre persone che, come te, cercano di emergere sul web. Io spero che questo consiglio ti sia utile e se vuoi altri consigli per valorizzare sempre di più la tua attività creativa, mi raccomando, continua a seguirmi
Mi trovi su tutti quanti i miei social e ovviamente sul mio sito www.creide.com. Mi raccomando, ricordati di iscriverti anche alla mia mailing list, perché per tutti quanti gli iscritti alla mia newsletter io riservo dei contenuti specifici e gratuiti dedicati solo a loro. Quindi ti aspetto, ti lascio un grande abbraccio, un bacio, ciao!